Salve amici di RKO, salve amici di Radio Kismet Opera e benvenuti alla puntata numero 17 di UFO Letture Straordinarie. Oggi abbiamo la fortuna di poter parlare con un'autrice su un libro molto particolare, quindi per questo interessante e quindi appropriato ai temi e ai toni di UFO. Ora, cominciamo da questo. Vi sarà senz'altro capitato, quando magari eravate studenti leggevate le antologie sia di poesia che di letteratura italiana o inglese o di altre letterature mondiali, vi sarete sicuramente accorti come quelli che vengono considerati grandi capolavori della letteratura in tutte le epoche sostanzialmente hanno sempre una tematica molto forte o hanno magari al centro della narrazione poetica il malessere. Non so se è una coincidenza o se magari le ragioni di questo sono più profonde, come con ogni probabilità sarà, eppure noi tendiamo a ricordarci di opere che pongono al centro non la narrazione di un periodo felice o di una riuscita, ma al contrario consideriamo capolavori opere che hanno invece al centro un'altra centralità, appunto il malessere. Oggi parliamo di questo argomento senza andando diretti alla radice di esso con l'autrice di Estetica del Malessere che è di recente uscito per Derive a Prodi, la sociosemiologa Claudia Attimonelli. Buonasera Claudia e benvenuta. Buonasera, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti di poter parlare di questo libro estremamente interessante, Il nero, il punk, il teschio nei paesaggi mediatici contemporanei, è il sottotitolo di quest'opera e in effetti quando l'ho letto ho avuto grande interesse, un po' perché è un tema che magari diamo per scontato o magari al contrario che non vogliamo affrontare perché in qualche modo ci mette a confronto con aspetti più neri appunto della nostra personalità. Allora, io il primo punto da cui vorrei partire è proprio quello che accennavo in apertura, cioè lo spettacolo del malessere. In che cosa consiste? Perché siamo attratti, sia nella forma audiovisiva che in quella poi letteraria, da questo tipo di trasmissione, di contenuto, di spettacolo, appunto? Beh, innanzitutto sono molto contenta di essere in una trasmissione che si chiama UFO perché sono un'appassionata di fantascienza e quindi già questo mi mette molto a mio agio. Se facciamo caso a tutta la produzione, non soltanto letteraria, ma anzi soprattutto quella musicale, nonché cinematografica, del secolo scorso, quindi il Novecento, ci accorgeremo come sia diventata sempre più predominante la figura dell'anomico, la figura dell'emarginato, quello che per lungo tempo è stato chiamato l'antieroe, cioè personaggi che decretano una sorta di fallimento o che esprimono depressione nelle varie sfumature che ci possiamo immaginare e che in questo tipo di forma di disagio
non viene descritta tanto per fornire strumenti di ulteriore depressione, ma si colloca sempre di più in un'ottica davvero estetica, e quindi il disagio, piuttosto che diventare il centro di una storia, il malessere, piuttosto che essere il racconto di un fallimento di alcuni personaggi, diventa invece estetizzato attraverso lo stile vestimentario, il trucco. Per quanto riguarda la musica, in particolare quella musica pop che ci ricordiamo degli anni 70-80, musicalmente può essere molto accattivante e seducente, ma le canzoni, le lyrics sono fortemente deprimenti. Tutto questo per me è sempre stato un motivo di grande curiosità, perché è inevitabile pensare che ci sia stato un mercato che ha costruito attorno a queste estetiche del benessere intere industrie di intrattenimento, dal cinema alla musica, che può essere definita, diciamo, in senso molto molto generale pop, e che però racchiude il rock, racchiude il post rock, racchiude il dark, la new wave e via discorrendo. C'è tutta quella musica che ha avuto un mercato discografico che si è nutrito di questo, chiamiamolo, essere. È molto interessante, ma avrei voluto toccarlo successivamente, questo aspetto, ma visto che ne hai parlato subito preferisco continuare adesso. Ma quindi è possibile che in qualche modo questa esteriorizzazione o questa resa, come dire, stilistica del male o del malessere in qualche modo ne attenuino il valore? Quindi in qualche modo è esso stesso, cioè il malessere, a essere semplificato, a essere spogliato delle sue valenze, della sua profondità? Cioè chi vede lo spettacolo o ascolta la musica che ha questo contenuto in qualche modo ne attenua il valore, lo percepisce in una forma più ecco, minore? Beh, questa è la domanda alla quale io ho cercato di dare risposta all'interno del libro, e non so se ci sono riuscita, però la mia idea è la seguente. Le radici di questa estetica del malessere sono evidentemente molto antiche. Per me il momento che più si avvicina al nostro tempo è quello dell'età barocca, dove questa propulsione verso la morte e tutto ciò che aveva a che vedere con la decadenza era trasferito in termini estremamente lussuosi, tanto possiamo vederlo nei dipinti quanto nelle architetture religiose. Quindi vi era una sorta di vicinanza tra la fine, la morte, e però l'aspetto di questa morte estremamente sontuoso, e da qui per esempio c'è tutta l'iconografia del teschio che ho cercato di elaborare, a partire appunto dal 600, per arrivare a dire che il teschio è una delle icone pop più celebri in tutto il mondo adesso, perché troviamo i teschi sulle tazze, regaliamo le magliettine col teschio a momenti anche ad una vecchia zia, e questo significa, per tentare di rispondere alla tua domanda, e questo significa che abbiamo in un qualche modo integrato la morte nel nostro quotidiano, perché il teschio è la rappresentazione della morte, era il memento mori, e che grazie alle modalità attraverso le quali il teschio si è presentato dal Novecento, cioè dall'Ottocento fino agli anni 2000, si è effettivamente un po' depotenziato. E quindi se il teschio dei primi del Novecento era arrivato con una carica mortifera che poi è stata trasferita nei berretti delle truppe d'assalto naziste, per cui là indicava davvero qualcosa di che stava davvero a significare la morte e il terrore, poi però è stato riutilizzato dai punk in tutt'altro modo, molto più provocatorio, fino a diventare un simbolo nei videogiochi quando c'è il teschio perché sta finendo la vita, fino a diventare un po' con l'estetizzazione del carnevale sudamericano la Santa Muerte, e quindi un teschio con i fiori che, inglobato nella cultura occidentale, in particolare quella europea, è diventato davvero un decoro, una decorazione. Questo significa che l'abbiamo in un qualche modo depotenziato, ma forse potremmo anche dire che abbiamo familiarizzato di più
con degli elementi che prima erano tenuti lontani dalla vita delle persone, ovvero la morte era separata dalla vita, e che invece al giorno d'oggi, per una serie di ragioni, e purtroppo siamo in un periodo molto greve, quello che stiamo facendo, riusciamo a familiarizzare rendendoci amiche le immagini che invece prima decretavano davvero la paura e il terrore. Sì, certo, in realtà hai citato la Santa Muerte, il Dia de los Muertos, che appunto in Sud America, ma in particolare nel Centro America e del Messico, viene celebrato ogni anno, e mi è venuto in mente che una delle ultime produzioni di Disney ha a che fare con questo, e proprio quello che stai citando è, diciamo, uno dei temi principali di un film per famiglie o per bambini, e protagonista di questo cartone è un bambino, quindi è un ragazzo di 10 anni, 11 anni, insomma, quindi è assolutamente vero. Sempre sul tema, tu hai citato due film, il secondo dei quali sicuramente, insomma, più noto, e a cui, insomma, ti vorrei rimandare, mentre il primo è più oscuro. Il primo è Manhattan Loves Suicide, che aveva una trama molto interessante che ti volevo pregare di recuperare, e il secondo era Christian F., cioè Noi ragazzi a Zoo di Berlino, è un po' quel tema che aveva lanciato, di cui tu parli nel libro, cioè di Heroin Chic. Anche questi, insomma, sulla questione del malessere, di come trova rappresentazione nella nostra contemporaneità, dici cose molto interessanti. Quindi, se volevi introdurre sia l'uno che l'altro film e spiegare in che senso essi sono legati a quanto dicevamo prima. Beh, Manhattan Love Suicide, diciamo, sono delle chicche veramente underground, produzione del punk underground newyorkese, ad opera di Kern, un regista davvero fuori di testa, che ha avuto però il genio di cogliere questo senso di decadenza che già Lydia Lunch aveva espresso in maniera, secondo me, geniale, quando aveva detto che New York intorno a tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 era la fine del mondo. E con fine del mondo noi in italiano riusciamo a cogliere il doppio senso: per noi fine del mondo significa la cosa più bella che possa accadere, cioè l'ultima cosa che il mondo può vedere, ma fine del mondo significa anche la fine, cioè la fine di un mondo, di un modo di vivere. E quindi questo senso di decadenza, di orrore e di forte erotismo è quello che riguarda tutti questi corti presenti in Manhattan Love Suicide, dove ci sono scene davvero truci, perché si unisce una sorta di nuova pornografia che diversamente non sarebbe mai arrivata sul mercato. Infatti rimane assolutamente, diciamo, unico come esempio, e anche difficilissimo da recuperare quel DVD, devo dire. Lo proiettammo tanti anni fa al Kismet per un evento proprio dedicato alla caduta del muro di Berlino, alla cultura underground punk berlinese e newyorkese, e il pubblico rimase, devo dire, scioccato. capisco perfettamente. Va bene, allora io direi che possiamo fermarci per la nostra prima pausa musicale. È una canzone che, insomma, molti conoscono, è Heroes di David Bowie, e che tu citi nel libro, e che quindi mi sembra assolutamente opportuno trasmettere.
Bene amici di RKO, bentornati in studio per la puntata numero 17 di UFO Letture Straordinarie. Oggi siamo in studio con Claudia Timonelli per Estetica del Malessere, un volume che ha pubblicato per Derive Prodi poco tempo fa. Discutevamo dell'argomento principale del libro, e cioè dell'estetica del malessere, di come esso sia diventato strumento stilizzato per comunicare sui nostri tempi. Una delle cose che Claudia parlavamo qualche minuto fa era, diciamo, come l'espressione del malessere si comunicasse anche attraverso l'esteriorizzazione, quindi anche i vestimenti stessi dei personaggi. Prima abbiamo parlato di Christian F., abbiamo citato Christian F. Nel libro tu ne parli come un momento importante per in qualche modo la trasmissione di un nuovo concetto, cioè di heroin chic. Da lì al concetto e all'importanza dei vestimenti mi sembra che un passo sia rilevante. Che cosa intendi per heroin chic? Questa è stata una questione sulla quale mi sono interrogata a lungo, soprattutto perché quando ricordo di aver visto, ed ero a scuola, e lo fecero vedere come monito contro l'utilizzo dell'eroina, che negli anni 80 sappiamo bene quanto fosse dilagante, ricordo che rimasi molto colpita, io insieme ai miei compagni di classe da allora, per il fatto che c'era qualcosa che proponeva davvero un rigetto e un rifiuto, ma c'era qualcosa in quel film che suscitava anche una forma di seduzione. Questa seduzione nel tempo è stata conclamata soprattutto nell'ambito della moda, quando a partire dagli anni 90 in poi si è ricercato costantemente una tipologia di estetica dei corpi maschili e femminili che rifuggisse totalmente dal volto sorridente, dalla camminata sicura, e che invece si andasse proprio a fossilizzare su alcuni elementi che stavano ad indicare quella che poi è stata veramente definita come stile heroin chic, ovvero la faccia scavata, i capelli con la riga al centro come li aveva la protagonista di Christian F., quindi questi capelli rossi con il volto emaciato che rendeva con quel rosso scuro le occhiaie ancora più profonde, un viso sempre scontento e quasi arrabbiato, cioè di distacco dal mondo, e poi lo sguardo vacuo. A ciò si aggiungeva una magrezza dei corpi eccessiva che la moda ha cavalcato fino sostanzialmente agli anni 10 del 2000, quindi è stata una lunghissima gestazione quella della figura conclamata dell'eroin chic. Non dimentichiamoci che la copertina, una delle più celebri copertine che conosciamo del mondo del rock, ovvero quella di Transformer di Lou Reed, ci presenta per la prima volta nella storia della musica un volto bianco e nero stilizzato in cui Lou Reed tutto sembra fuorché godere di buona salute, sembra davvero un teschio. È molto impressionante perché Lou Reed è come se risultasse in quella copertina il packaging perfetto di cui l'industria discografica aveva bisogno per nutrire queste figure del disagio e del malessere, in modo tale che il pubblico se ne potesse davvero appropriare. Era una forma probabilmente di sublimazione di tutto quello che il mondo degli anni 70 aveva prospettato, promesse mancate rispetto all'equità dei diritti, la fine disastrosa della guerra in Vietnam, tutto ciò che si stava poi traducendo nei conflitti tra le due superpotenze mondiali. Questo disagio riusciva ad essere una forma di coccola, potremmo dire, nelle camerette delle persone che acquistavano questi dischi, che si sentivano come confortati dal fatto che c'erano delle specie di eroi che si immolavano a queste cause. Alcuni di questi sono anche tragicamente morti.
Certo, abbiamo parlato di questo film, insomma tutti coloro che l'hanno visto sanno che a un certo punto insomma nel film compare David Bowie come cantante, come se stesso, e a un certo punto nel film suona anche Heroes che abbiamo ascoltato, e David Bowie a proposito di vestimenti ha detto molto, tanto più che attraverso le molte fasi della sua carriera, espresso anche attraverso l'esteriorità e la stilizzazione del contenuto della sua cifra artistica, una buona parte del suo impegno artistico. Però questo disessere che tu a proposito di lui citi mi sembra molto interessante per definire questa equazione che poi non torna, tra esteriorità e interiorità, tra musica e arte. Quindi ti volevo chiedere di tornare su questo concetto di disessere legato a lui, e anche magari poi lo riprendo dopo su come questo concetto può essere ripreso oggi, magari con fini meno avveduti dal punto di vista artistico. Ma prima ti volevo chiedere su di lui, su disessere. Beh, intanto è stato bellissimo ascoltare Heroes, che è la mia canzone è probabilmente simbolo di questa atmosfera, anche perché lui l'aveva cantata in Noi ragazzi dello zoo di Berlino, a Berlino Ovest, e tutti coloro che hanno un po' di frequentazione con la città di Berlino sanno bene che quello fu un momento potentissimo, perché lo stadio era al confine con Berlino Est, e tutte le persone dell'Est sentirono Heroes, e fu un'emozione molto più grande di qualsiasi altro atto politico, perché la musica in quel senso aveva una funzione davvero salvifica. You can be heroes just for one day, va bene, senza andare troppo lontani. David Bowie ha incarnato quello che per me è stato un concetto. L'idea del disessere si colloca all'interno di una umanità come quella novecentesca, che effettivamente è ormai disgregata, è multisfaccettata, non corrisponde più al ritratto dell'individuo con i valori dell'umanesimo a tutto tondo, con un'identità di genere univoca e via discorrendo, ma si tratta di un individuo la cui interiorità è composta di tante sfaccettature diverse. Bowie questo l'ha incarnato attraverso una ricerca e un mutamento dello stile che ai suoi tempi si disse che era superficiale, che cavalcava le onde. Lui invece, in un'intervista tra l'altro molto bella degli anni 70, lui dice: io sono un collezionista di vite, nel senso che aveva anticipato quest'idea molto postmoderna di annusare quello che accade, che c'è nell'aria, di farlo proprio, e però di reinterpretarlo, dando la possibilità a chi lo ascoltava di sentirsi riconosciuti nella diversità, diversità che evidentemente in quegli anni non era assolutamente un concetto facile da accogliere, non che oggi lo sia, però abbiamo quantomeno delle figure che ci hanno aiutato a farci sentire un po' meno strani, un po' meno anomici, no? Un po' meno irregolari. Probabilmente con lui si è conclusa una visione del mondo, un modo attraverso il quale vedevamo il mondo, e se l'è portato con sé in maniera simbolicamente molto significativa con Lazarus che rientra nell'armadio, che poi sappiamo bene essere il suo feretro. Questo addio secondo me ha significato tanto rispetto ad un'eredità come quella che stiamo vivendo oggi, che ci porta a vedere sul palco di Sanremo un Achille Lauro, che per me va benissimo, perché meno male che c'è un Achille Lauro a Sanremo piuttosto che altre persone prive di qualsiasi messaggio, ma che inevitabilmente rimettono in discussione il fatto che tutto ciò che Achille Lauro ha fatto a Sanremo è stato già visto, stravisto, e che quindi in un qualche modo per chi ha la mia età, io ho 45 anni, risulta una, diciamo, ripetizione. Sì. Però bene che ripetita Juvent soprattutto per le giovanissime generazioni che non sanno neanche chi è David Bowie, quindi io starei anche attenta a cercare di essere sempre
molto vicina alle generazioni più giovani, perché sono molto fragili e stanno vivendo un momento estremamente difficile di esclusione dal mondo. Che ci siano personaggi che riescono, o anche gli stessi Maneskin, che riescono con il rock a dire cose che magari dicevamo e ascoltavamo negli anni 70 e 80, ma che poi qualcuno ha smesso di dire, il fatto che risultino oggi quasi nuove significa che siamo in un momento di crisi fortissima della creatività. E allora è meglio attingere a personaggi come Bowie, come ha fatto Achille Lauro, che non invece rimanere pigramente no, abbandonati a seguirci soltanto gli youtuber, o senza nulla togliere agli youtuber. No, certo, per carità. No, ma io sono molto interessante questo discorso. Anch'io volevo arrivare proprio qui, all'ultimo Sanremo, anche un po' ad Achille Lauro. Tutto vero, sono molto d'accordo. Ho qualche dubbio sul fatto che poi, diciamo, a un certo punto l'accumulazione che lui pratica, perché mi pare di capire che comunque lui sia stato lì ogni sera, quindi l'accumulazione poi a un certo punto e anche l'abbondanza di segni è talmente straripante che fa pensare appunto più a una macchina di tipo industriale, più a una produzione esasperata, che è effettivamente un'espressione artistica. Cioè, a un certo punto il sospetto che lì sia tutto calcolato, perché ogni sera deve essere un pezzetto di più, ogni sera un pochino più trasgressivo, diciamo a suo modo di vedere, dà un po' l'idea che sia un po' anche a proposito dei vincitori, ecco, poi lì è stato molto interessante. L'ultima sera avevano un outfit un po' particolare, che si può giudicare variamente a seconda del proprio gusto. E però lì, diciamo, l'impressione che ho avuto, però magari appunto mi sbaglio, è che lì è vero tutto quello che ci diciamo su un ritornare a dei contenuti che sono di opposizione, quali quelli nelle loro canzoni, anche per la musicalità un po' rock, però mi chiedo se alla fine quella sia un'espressione autentica o se non sia, al contrario, magari una sorta di presa in giro, o magari, o che in qualche modo, uso un termine che sicuramente è sbagliato, se alla fine questa comunicazione sia fatta da impostori. Cioè, alla fine pretendere di essere l'alternativa, peraltro non si sa bene a cosa, perché noi siamo fuori, ma non si sa bene in termini di cosa. Cioè, loro sono fuori rispetto a che cosa, appunto. E appunto, come questa forma di opposizione così radicale poi in qualche modo si possa coesistere con quelle tutine di uno stilista importante. Cioè, quelle che sono alla finale. Cioè, questo mi chiedo se possa coesistere, mancando tutto un background, un sostrato, quale quello di cui hai parlato, in particolare di Bowie. Beh, una risposta c'è. Nel senso che, essendo così a corto di voci che ci guidano in maniera rivoluzionaria, perché avremmo bisogno di voci rivoluzionarie con un certo peso, è inevitabile che alcuni gap vengano colmati da universi derubricati come frivoli. La moda oggi e alcuni stilisti stanno colmando il vuoto di tanti intellettuali che non hanno la capacità di stare al passo con i tempi. Allora, tutta la collaborazione che Achille Lauro ha avuto con Alessandro Michele di Gucci è stata una collaborazione che non va semplicemente letta come il grande nome. Alessandro Michele di Gucci da circa 2 anni sta portando avanti un lavoro di recupero citazionale del passato, che per chi conosce queste cose e che appunto ha l'età, diciamo i quarantenni, chiamiamoli così, i post quarantenni, chiamiamoli così, può sembrare una ricitazione continua. Faceva anche di Westwood con Malcolm McLaren, quindi nulla, diciamo, è poi veramente nuovo. Certo. Citare qualcosa del passato per metterlo in un abito, facendo sì che qualcuno che non conosceva quel passato sia attratto e che quindi si semini questo virus, fa parte del passato, della moda, quello ad alti livelli. Poi è chiaro che H&M lo riutilizzeranno nell'ultima catena, diciamo, di recitazione del tutto, e troveremo la scritta Maneskin, David Bowie, insomma chi più ne ha metta, o le famose onde dei Joy Division, Pleasure, che danno fastidio a tantissime persone. Ma io sono sempre dell'idea che la citazione
serve a continuare la circolazione di alcuni elementi virali. Tutta questa è tutta musica pop, cioè quello di cui stiamo parlando è comunque frutto di un'industria discografica novecentesca che ha iniziato a rendere prodotti di consumo le lacrime, il dolore, l'identità di genere. Erano tutte cose vendibili, a maggior ragione lo sono oggi che ci troviamo in una condizione di realismo capitalista, cioè la fine della iperproduzione e dell'accelerazione del capitalismo. Quindi ci tocca anche avere i Maneskin con le tutine. Sì, a proposito di questo, proprio diciamo proprio sull'argomento di cui ho appena parlato, c'è cioè una citazione del libro che prendo: un prodotto musicale nato in seno a una società che aspira all'intrattenimento è di per sé un meccanismo che flirta con la morte e la noia esistenziale. Quindi ti volevo far commentare questo in base a quanto ci stavamo proprio dicendo un istante fa, cioè questo prodotto musicale nato in una società che aspira solo all'intrattenimento è estremamente attuale, è davvero oggi. E oggi pensiamo a noi chiusi in casa da quasi un anno, che ci vediamo le serie televisive di Netflix, che per tornare a ciò di cui parlavamo poco fa ci propone la serie su San Patrignano, che se uno ha visto Christian F. e Noi ragazzi dello zoo di Berlino può anche non vedere la serie su San Patrignano tutti questi anni dopo, perché significa raschiare quel fondo del barile del nulla che ci circonda in questo momento, e che così viene riempito da prodotti che sembra che ci stiano fornendo delle informazioni e dei contenuti di cui avevamo bisogno perché parlano del nostro disagio, ma di fatto ci stanno facendo compiacere molto serenamente sul nostro divano di casa, facendoci credere di stare compiendo un atto rivoluzionario, ma invece noi abbiamo semplicemente cliccato l'abbonamento a Netflix e ci stiamo semplicemente vedendo una serie che parla delle cose che magari 40-50 anni fa avevano un forte senso anche, diciamo, militante, e che oggi la sua militanza si conclude nel post che facciamo su Facebook. E lì ci sentiamo di aver compiuto un atto quasi eroico, che viene confermato dagli amici che ci mettono il like, e in questo scambio di like e di commenti crediamo di aver partecipato quasi ad una manifestazione per strada. Quando dico questo non lo dico con una forma di moralismo o di critica, credo realmente che sia il segno di un'estetizzazione del malessere. È difficile scendere in strada e manifestare oggi, perché la politica non funziona più come funzionava nelle manifestazioni degli anni 70 e 80, per cui alle volte quel gesto del post la mattina di un pezzo di Janis Joplin, no? Di un pezzo magari molto più militante dei Cress, a cui ho dedicato delle pagine perché sì, sono sì, particolari nel loro diciamo marketing, oggi sembra quasi di star compiendo una sorta di grido sovversivo in rete, postando la canzone, perché in effetti non ci sono più momenti in cui questi concerti con questi contenuti hanno luogo. E allora c'è una sostituzione estetica di un quotidiano che viviamo sempre di meno, e questo mette anche un po' in discussione la vita elettronica e i suoi benefici. Assolutamente. Bene, allora sentiamo adesso il secondo brano musicale, Iggy Pop con The Passenger, e noi torniamo dopo Iggy. I ride through the
Bene amici di RKO, eccoci rientrati in studio per la terza parte della puntata numero 17 di UFO Letture Straordinarie. Siamo in dialogo con Claudia Attimonelli per il suo ultimo libro Estetica del Malessere. Abbiamo parlato di film, di molti film, ma anche molta musica. Continuiamo con la nostra conversazione con Claudia, e in particolare io le chiederei di un passaggio, di una definizione importante nel libro che lei rende tra scena e crowd. In particolare mi era molto piaciuta la definizione di scena, anche per questi suoi caratteri molto sfuggenti, proprio per questo interessanti. Ecco, quindi se volevamo tornare su questo, cosa intendi dire per scena e crowd? Ti ringrazio tanto di questa domanda, perché è la cosa a cui tengo di più dal punto di vista teorico del saggio. Scena per me arriva in un momento storico in cui il concetto di sottocultura in un qualche modo ha terminato la sua funzione. Per dirla in maniera molto lineare, abbiamo dei concetti che spesso vengono usati un po' alternativamente, quando indicano dei periodi storici ben precisi. Per tutto il periodo che è poi approdato al festival di Woodstock, il 69, quindi la controcultura hippie, eccetera, parliamo di controculture. Effettivamente ha senso, perché si trattava di modi di proporsi nei confronti dell'autorità alla luce del sole, cantando qualcosa che si schierava contro le istituzioni, in cerca ancora però di una possibilità di dialogo. Le sottoculture che nascono negli anni 80, grazie allo scritto di Dick Hedwig, che si intitolava proprio Subculture, The Meaning of a Style, sono state da sempre adoperate come modalità per descrivere tutto ciò che riguarda le culture urbane. Solo che il problema delle sottoculture è che se uno si sveglia punk, esce punk, il punto di scena invece si avvicina molto al concetto che Michel Maffesoli negli anni 90 ha chiamato neotribalismo, ovvero il modo attraverso il quale la socialità urbana si riorganizza a seconda degli interessi personali, che possono avere a che fare con quelli che io ho chiamato gli oggetti, cioè il modo di vestirsi, i semi-oggetti, i luoghi che frequentiamo, o tutto ciò che invece ha a che fare con l'atteggiamento di una persona, come si cammina, la camminata, lo sguardo e via discorrendo, come al movimento degli sciami. Uh-huh. Che quindi può far sì che una persona che ama il calcio può andare a vedere un derby calcistico e il giorno dopo trovarsi ad un concerto di musica techno e magari avere come vestito una elegantissima camicia con la cravatta. Questo non significa che questa persona è incoerente, perché noi siamo sempre stati abituati, soprattutto in Italia, a distinguere il modo di vestirsi, che vuol dire che una persona è di destra, è fighetta, ascolta quella musica e via discorrendo. Negli anni 2000, ma già a partire da dopo il grunge, da dopo Kurt Cobain in poi, potremmo dire che è stata l'ultima vera sottocultura, da quel momento in poi il rimescolamento degli stili è stato tale che diviene impossibile catalogare una persona per come è vestita o per i luoghi che frequenta, perché riusciamo ad essere attratti da cose diverse. In questa maniera creiamo la scena, che poi dal greco skene intende sia il luogo che si calca, cioè proprio il luogo, che diventa tale nel momento in cui ci sono delle persone in scena. Quindi si tratta sempre di una modalità di mettersi in scena, di essere sulla scena, che costituisce poi appunto la crowd, la folla, sulla base della quale si riorganizzano i bar, quando si andava ai bar, perché quell'epoca lì fare niente. Bar, i negozi, gli angoli di strada. Sì, molto interessante questo. Allora, tu apri il tuo saggio e noi chiudiamo questa puntata odierna di UFO con il tema della blackness, o della, che è legato a darkness ovviamente. Tu parti insomma dalla Francia degli anni 20 e io, insomma, ti inviterei a definire in che modo insomma darkness è collegata anche a blackness. In particolare quegli esperimenti che già nella Francia degli anni 20 esprimevano in una maniera anche provocatoria alcuni contenuti che, come dire, riflettevano un rapporto conflittuale tra
il mondo occidentale e il mondo invece di colore. Caro Giovanni, ti ringrazio tantissimo di questa tua lettura, l'hai già detto tu sostanzialmente. Diciamo che questo libro nasce da un amore per il nero, solo che quando diciamo nero diciamo un'infinità di cose. Il nero può essere legato al modo in cui ci vestiamo, però può essere legato anche alle divise, ma il nero è legato anche allo sporco, le unghie nere, i piedi neri, fino ad arrivare a tante peggiori definizioni xenofobe che siano mai state immaginate, ovvero che persone dalla pelle nera fossero nere perché fossero stanche. L'uomo nero identificato come colui che va, diciamo, tenuto alla lontana, lontano, perché questo nero della pelle per il bianco supremo occidentale comportava dei problemi. Ora chiaramente questo nero in inglese va identificato con la blackness. La blackness vedere col nero della pelle. La darkness fa parte della nerezza dello spirito e tratta di sfumature, di significati di nero davvero quasi ossimorici. Dov'è che questi riescono ad incontrarsi? Nella Parigi degli anni 20 approda questa bellissima donna, Josephine Baker, fa il tragitto opposto, va a Parigi e inizia a danzare freneticamente col suo gonnellino di banane, e con quel gonnellino di banane inizia questo passaggio dalla blackness alla darkness, che è stato poi reso in maniera egregia da Grace Jones, che è la figura con cui poi ho inaugurato tutto questo percorso. Tra l'altro ci tengo a ricordare che alla fine del testo vi sono 4 illustrazioni, tra cui una dedicata proprio a Grace Jones, che sono state realizzate da Michele Di Stasi. E Grace Jones veste il gonnellino di banana, lo fa tenendo nudo, che per le donne bianche non era assolutamente possibile, che una donna nera lo poteva fare per questo retaggio tribale, primitivo, per cui una nera si può spogliare, sapendo che questo gonnellino di banane l'avrebbe messa su un piano ironico, ma di un'ironia che avrebbe scelto lei. Lei sceglieva di rappresentarsi come se fosse una scimmia, perché la banana nella riconfigurazione razzista è l'alimento dello scimpanzé, dell'orangutan, no? Dunque lei sta prendendo in giro il suo pubblico, e quindi entra in gioco questa riappropriazione, è proprio il fenomeno della riappropriazione. Cavalcando per decenni, dopo Josephine Baker, una persona che secondo me è stata molto significativa in questa formula di riappropriazione è Donna Summer, la regina della disco music. L'ho ricordata in un video in particolare di I Feel Love, in cui lei inizia danzando con un movimento quasi da corista black, tipica dei cori, con questi ritmi funky, e poi il movimento delle braccia diventa quasi robotico e quindi si trasforma da essere una voce calda, nera, a quella isterizzazione della voce che era tipica di quegli anni, che veniva realizzata proprio sulla disco music, per cui sembra quasi diventare una sorta di automa robotico, avvicinando la musica black a quella che poi diventerà la house music e poi la techno music, ma da parte di una donna che diciamo viene dal funky. Grace Jones chiaramente è l'apoteosi di questo processo, poiché è riuscita ad imporsi con una fisicità molto seducente, e che attingeva da un immaginario che oggi potremmo chiamare fetish. E ci sono una serie di immagini in cui lei compare con la pelle scurissima, perché Grace Jones ha una dark black, una pelle molto nera. C'è una bellissima citazione che ho riportato, lei dice I'm black and it's hard to get out of it, è difficile uscire fuori dal mio nero. Lei, perché una persona che ha la pelle nera non è come chi si veste di nero, è un nero che non ti puoi togliere, un nero che non puoi scegliere, e nella società bianca occidentale, sia europea che americana, bisogna sempre avere a che fare con questa nerezza. Pensiamo a Michael Jackson, che ha combattuto tutta la sua vita al di là del bene e del male adesso, mm-hmm, per sbiancarsi, sì, per sì, essere accettato. Quindi nell'afeticismo dell'immaginario di Grace Jones, quando lei compare in queste immagini realizzate da quello che era allora suo marito Jean-Paul Gould, un grande fotografo francese tuttora vivente, con le catene ai piedi, con il frustino truccato in ginocchio seminuda,
anzi nuda, però la vediamo solo di spalle, guardiamo e lei ci guarda in questa immagine molto potente, sembra come starci chiedendo: ma tu hai capito che cosa stai guardando? Perché noi guardiamo l'immagine di una donna nera in catene col frustino, che ci seduce ma che nello stesso tempo sta riprendendo la tragedia della popolazione nera, ovvero della schiavitù, e quindi ci ributta addosso quella blackness schiavista, che si traduce invece nella nostra darkness, ovvero Madonna, ovvero Geshpati, ovvero tutto il feticismo BDSM, frustini, manette, tutto l'armamentario che oggi si vende anche quello dai H&M, le cui origini sono tragiche. E quindi mi sembrava interessante aprire con questo paradosso, perché anche lì, per ritornare a ciò che mi hai chiesto all'inizio della nostra chiacchierata, anche lì c'è una iniezione del mercato discografico fortissima, cioè rigettarci l'immagine del feticismo, recuperando chi non lo fa per estetica, ma perché ne ha sofferto le vere catene dello schiavismo, che non è un gioco in cui uno è master e l'altro è slave, ma sei soltanto schiavo. Ebbene, significa che il Novecento ha compiuto il delitto perfetto, per cui ha estetizzato il male, rendendolo malessere, che è sempre un po' più... non più leggero. Certo, almeno sembra che da quello si possa tornare indietro, dal malessere, dico. Va bene, io ringrazio Claudia per questa bellissima conversazione che mi ha fatto molto piacere poter condurre, e io auguro ogni bene quindi al suo libro, all'estetica del malessere, che è appena uscito per Derive e Approdi, e spero dunque di poterla anche sentire molto presto, anche al di fuori di questa trasmissione, naturalmente. Quindi ringrazio Claudia. Grazie a te, grazie a UFO. Io saluto tutti gli ascoltatori di UFO, noi ci sentiremo giovedì prossimo al solito orario alle 16. Saluti a tutti. On fire, don't touch me, I'm a real live wire.